Dai, ora parlaci un po' di Salvatore Pagi e del suo mestiere di programmatore. Il Salvatore Pagi uomo e il Salvatore Pagi programmatore, penso che in me coincidano, perché credo di essere nato per fare il programmatore, perché sin da piccolo mi serviva, cioè mi piaceva scervellarmi per trovare la giusta soluzione a alcune cose. Quindi il mio lavoro di programmatore mi sta aiutando anche nello scrivere il romanzo, i romanzi. Perché? Perché per abitudine non comincio mai un romanzo, non scrivo mai una riga, se non prima di aver completato la trama, per evitare di incorrere in errori, di trovarmi poi in vicoli ciechi. Quindi anche nella stesura del romanzo devo essere programmatore, devo sapere in ogni momento del romanzo dove mi trovo e come andrà a finire. Quando hai scoperto lo scrittore che c'è in te? È stato un processo naturale oppure ti sei trovato all'improvviso con un romanzo nella testa? Prima scrivevo canzone, però lo scrivere canzoni comporta una difficoltà, quella che, almeno per me che non ho una bella voce, per me realizzare una canzone significa poi dover trovare chi la canta come vorrei io, quindi era un'attività per la quale mi necessitavano altre persone. Volevo cercare qualcosa per la quale essere autonomo. La scrittura mi ha dato questa possibilità perché io mi siedo davanti al mio PC e comincio a scrivere. Quindi mi ha portato allo scrivere questa mia necessità di essere indipendente, ma nello stesso modo di trasmettere le emozioni, i sentimenti che provo dentro. Durante la stesura dei tuoi romanzi, hai mai pensato di trasporli in un film? Sì, ci ho pensato, ma naturalmente non dipende da me. Anzi, con l'occasione, porgo l'invito, estendo l'invito a contattarmi qualora qualcuno volesse realizzarne un film con i miei video. Secondo te, a quale film o stile cinematografico dovrebbe assomigliare un film tratto da un tuo romanzo? Biglietto di andata e ritorno è una storia particolare, quindi non saprei dirti a quale stile di film potrebbe somigliare, perché abbiamo da un lato la storia d'amore tra Roberta e Antonio, che alleggerisce i momenti invece di suspense che ci sono durante proprio la trama del libro. Quindi non mi ricordo un film che possa essere simile a Biglietto di andata e ritorno. Per quanto riguarda invece il 2012, mi immagino quei film di azione con inseguimenti, quasi vorrei dire i film di Indiana Jones, però senza le cose irreali che a volte vediamo in quei film, perché nei miei libri anche quello che può sembrare irreale alla fine è una spiegazione logica. Sappiamo che hai altri romanzi nel cassetto in cerca di editore, ma stai già lavorando a nuovi progetti? In questo momento ho iniziato il terzo libro della trilogia. Questo sarà un libro molto particolare perché è ambientato sempre a Caltanissetta, ma in più periodi storici. Dovete immaginare che la storia inizia nel 1860, quindi ci ritroviamo davanti a una Caltanissetta che non è quella di oggi. Ci ritroviamo una Caltanissetta con il torrente della Grazia, che molte persone di Caltanissetta non sanno dove si trovava sicuramente, e che adesso è diventato un condotto fognario. Quindi sto lavorando a questo mentre ho finito da qualche settimana altri due libri. Uno si intitola Legami ed è la storia, sono due storie parallele che alla fine poi si scoprono che si riconducono ad una sola ed è una storia d'amore tinta di giallo perché il protagonista deve scoprire alcune cose per riconquistare la sua ragazza. L'ultimo libro è intitolato La collezionista e vi devo confessare che anche se sono stato io a scriverlo,
dato che di giorno non ho tempo per scrivere perché lavorando, dedicandomi alle cose che ci sono da fare giornalmente, sono costretto a scrivere la sera, la notte, direi. Vi confesso che talmente l'ho scritto quel libro con, non so se ho detto poc'anzi che è un thriller psicologico, talmente l'ho scritto con sentimento che quell'emozione che nella mia intenzione era di far provare ai lettori, la provavo io. Quindi io stesso provavo paura, mi giravo, mi guardavo alle spalle quando di notte al buio mi spostavo da una stanza all'altra. Talmente erano le scene cariche di un'atmosfera molto particolare. Bene, siamo arrivati alla fine di questa appassionante intervista con Salvatore Paci. Lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e gli chiediamo di mandare un messaggio ai lettori di Blog Sicilia. Il mio messaggio è questo: in Sicilia abbiamo tante cose belle, a parte la bellezza proprio del territorio, ma anche abbiamo delle persone che valgono, perché ho sentito bravissimi cantanti siciliani, Nisseni, gente che scrive molto bene. Immaginate che ho letto delle recensioni ai miei libri, che io mi è venuta voglia di chiedere a questa persona di scrivere, perché sono scritte così bene, che vedo in questa persona che ha scritto la recensione proprio l'attitudine a scrivere invece un libro. Quindi dico, abbiamo molte cose belle in Sicilia come risorse umane, come possibilità. Noi dovremmo cercare, dobbiamo fare tutti in modo di valorizzare quello che abbiamo e di non disprezzarlo, perché quello che è nostro, fa parte della nostra cultura, dobbiamo portarlo avanti. Questo è il mio messaggio per tutti i lettori del blog.